romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Piove pesante soprattutto per la Savignanese, beffata da un classe che trova il gol partita di mano controvato, che con l'ausilio del direttore di gara Deborah Bianchi di Prato risolve a proprio favore la sfida che metteva di fronte le capoliste di Girone B d'Eccellenza, appaiate in classifica dagli stessi punti. Nel contesto il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Da questa sera il classe di Stefano Evangelisti è solo al comando della graduatoria con 3 punti di vantaggio sulla Savignanese. La squadra giallo-blu di casa non ha potuto schierare l'attaccante Pelusa, non al meglio della condizione, per un infortunio partito domenica scorsa a Faenza. L'avvio è di marca ospite. Al 13° Pazzini respinge una conclusione di trovato infilatosi in area avversaria dopo uno svarione della difesa di casa. La risposta giallo-blu non si fa attendere. Al 16° ci prova Zanini, ma non c'entra lo specchio della porta. Al 36° direttamente a calcio piazzato, Manuzzi chiama la respinta a Bovo. La ribattuta viene colta da Guidi, che calcia a lato. Nella ripresa al primo minuto, Manuzzi e Zanini non sfruttano davvero una situazione da rete. Caidi riesce a rilanciare. Al terzo, la rete che decide il match, pallone smistato dalle parti di Rocchi, traversone Petrovato che, aiutandoci con la mano, inganna Pazzini e direttore di gara, infilando il pallone della vittoria in fondo alla rete. Il replay ci aiuta. Veementi le proteste ai giocatori della panchina di casa, qualche minuto dopo sarà lo stesso allenatore Farnetti ad essere allontanato. La Savignanese però non demorde, ci prova dalla distanza ma non riesce a colpire. A 42, dopo la mischia in area del classe, arriva il tiro finale di Nicola Farnetti, che Bovo para a terra. Ancora Farnetti ci prova nell'ultimo disperato tentativo, conclusione strozzata e bloccata a terra dallo stesso Bovo. Si getta in avanti la Savignanese nei minuti finali, ma il classe difende a denti stretti il prezioso risultato, portandosi a +3 sulla diretta rivale. Prima del rientro negli spogliatoi, qualche scaramuccia di troppo dovuta ancora a gol, che ha deciso una delicata sfida che per una settimana permetterà al classe di fare sogni da grande, cercando di centrare quella Serie D che mai come questa volta sembrerebbe essere alla portata. Ma nel calcio si sa, dove non arriva la classe c'è sempre la mano di qualcuno, a volte quella dell'arbitro, a volte quella di un penalty discutibile, a volte quella della dea bendata.